Arriva anche a Matera il We Make Future Italian Roadshow, la fiera internazionale e festival sull'innovazione tecnologica e digitale. Da sempre il We Make Future lavora per diffondere l'innovazione e accelerare i processi di innovazione e trasformazione digitale del Paese, da un lato impegnandosi nella promozione di idee innovative applicate alla valorizzazione del territorio, dall'altro puntando attraverso la formazione e l'educazione a una diffusione su tutto il territorio nazionale della cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità, coinvolgendo città, borghi e piccoli centri abitati e lavorando a stretto contatto con le singole comunità locali. Nato da condivisione e scambio tra persone, imprese, start-up, istituzioni e attori dell'ecosistema dell'innovazione, il Festival negli anni ha strutturato al proprio interno numerosi eventi dal format innovativo, mettendo a contatto molteplici attori sociali. Una giornata di formazione digitale per aziende, start-up e piccole e medie imprese locali, incentrata su digital skills e imprenditorialità innovativa. Durante l'evento ha avuto luogo una pitch competition che ha visto le realtà selezionate dall'apposita call presentare il proprio pitch. Le realtà selezionate approderanno come delegazione lucana allo We Make Future 2023, in programma dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini. L'evento si è svolto all'interno degli spazi di Basilicata Open Space presso il Palazzo dell'Annunziata di Piazza Vittorio Veneto ed è stato organizzato da We Make Future in collaborazione con la Regione Basilicata. Ascoltiamo la dichiarazione della dottoressa Emilia Piemontese, dirigente generale delle politiche agricole della Regione Basilicata. Sì, allora siamo molto contenti di ospitare qui a Matera come Regione Basilicata la tappa italiana del We Make Future, un'iniziativa organizzata dal Searchon Media Group che appunto realizza l'organizzazione che realizza questo evento digitale, di informazione digitale ed è una fiera internazionale del digitale. Noi come Regione Basilicata e come direzione generale per le politiche agricole abbiamo avviato una collaborazione per la partecipazione delle aziende lucane ai fini della promozione dei prodotti agricoli e dell'agroalimentare lucano attraverso l'e-commerce nell'ambito di questa fiera, affinché il comparto agroalimentare lucano, ma non solo, ma anche agrituristico lucano, possa trovare uno spazio alternativo e quindi anche una modalità di promozione e di sviluppo attraverso l'e-commerce, attraverso il digitale, e quindi avere una modalità di crescita, uno strumento di crescita e di conoscenza in più. Ci siamo resi conto che durante, anche i numeri ce lo dicono, che il settore dell'e-commerce, della digitalizzazione e tutta l'agricoltura di precisione, tutto quello che gira intorno al settore dell'informatizzazione, della digitalizzazione, sta assumendo un'importanza fondamentale. Quindi, oltre agli strumenti tradizionali di innovazione, sviluppo e di promozione, abbiamo, ecco, inteso aggiungere e aprire un'ulteriore porta all'imprenditoria lucana, che peraltro è particolarmente dedicata per sua, come dire, naturale connotazione ai giovani e alle imprese più giovani, che per loro, come dire, età anagrafica sono più orientati, più attenti e più vocati per l'innovazione digitale. Per cui, ecco, questa è un'opportunità per loro. È un primo esperimento, per cui è anche una sfida. Abbiamo aperto ad aprile una manifestazione di interesse alla quale hanno partecipato 27 aziende. Di queste 27 aziende, le quali hanno presentato dei progetti innovativi, ne sono stati selezionati dall'organizzazione della fiera del We Make Future 14, ne sono stati selezionati. Di questi 14 ne verranno ulteriormente selezionati 6. E questi sei vincitori di questo pitch to pitch, così viene definito, i sei vincitori avranno la possibilità di poter partecipare gratuitamente
e poter esporre, portare la propria azienda all'evento del WeMake Future, alla 3 giorni che si terrà a Rimini il 14, 15 e 16 di giugno. E appunto questi imprenditori lucani avranno l'opportunità non solo di presentare la propria azienda, ma di poter a loro volta partecipare ai vari eventi che in quel contesto si terranno.